Ciao ragazze e ciao ragazzi, eccomi con un nuovo video e questa volta è un video appunto dedicato esclusivamente ad un unico brand, ovvero quello della Essence. La Essence è conosciuta tra tutte noi patite del make-up e anche tra chi usa il make-up solo per il trucco quotidiano, come un brand, un marchio ultra arci extra economico, quindi i prodotti costano poco e quindi quando uno va allo stand della Essence va col carrello, quindi prendo questo, prendo quest'altro, voglio provare questo, voglio provare quest'altro. Peccato che molte volte capita, soprattutto con i brand low cost, di prendere un bel po' di fregature, soprattutto allo stand della Essence, perché non si trovano i tester. Molti prodotti non hanno il tester, quindi uno tenta la sorte, dice sarò fortunato, chi lo sa. Quindi prende il prodotto e poi a casa vede se effettivamente è stato un buon acquisto o no, perché con la scusa, anzi con la scusa che noi stesse ci diamo, tanto voglio dire, costa poco, 2 euro, 3 euro, che fa? Non fa niente. No, invece no, perché 2 euro e 3 euro un mascara, 1 euro, 2 euro la matita, alla fine si fa un bel gruzzolo, quindi comunque la spesa c'è ed è un peccato comunque buttare soldi anche se fosse 1 euro. Quindi eccomi che sono arrivata qui a fare questo video per voi, ringraziatemi qui nei commenti, dovete dire grazie Laura. No, no, niente. Quindi è una piccola guida al Makeup Essence, ovvero quei prodotti che mi sono piaciuti tantissimo e che se volete acquistarli, tutto sommato, non è che fate proprio, cioè, buttare i soldi, no. Fate un buon investimento. A mio avviso, ovviamente, bisogna tenere sempre conto che ogni prodotto, benché possa essere buono, può comportarsi in maniera differente a seconda del tipo di pelle, a seconda della grana, non so, della nostra, appunto, della nostra pelle, se abbiamo la pelle più secca, se abbiamo la pelle più grassa, se abbiamo la palpebra oleosa, se l'abbiamo secca. Quindi ogni prodotto comunque si comporta in maniera differente. Infatti, i video review sono sempre un po' delle scommesse, perché non so. Prendiamo, facciamo un esempio, quell'ombretto MAC a me è piaciuto tantissimo, vado a vedere la review di Tizia e che invece è rimasta scontentissima di quel prodotto perché casomai ha tantissimi ombretti MAC in questo caso e facendo il confronto con gli altri non è rimasta soddisfatta. Io invece che ne ho due ho quel prodotto e mi sembra una cosa fighissima. Quindi queste cose bisogna sempre prenderle con le pinze, con, diciamo, un po' di critica. E quindi non voglio stare qui a fare una intro di mezz'ora. Basta, basta così. Passiamo subito ai prodotti. E il primo prodotto che vi voglio far vedere è un prodotto per il viso. Dunque, io ho provato qualche altro fondotinta della Essence e non mi sono piaciuti. Cioè, nessuno. Non so se voi avete un fondotinta Essence che vi piace, se vi piace mettetemi i nomi così casomai lo provo e vedo. Però un po' di tempo fa, sempre nel periodo estivo, mi sembra, nel periodo estivo, ho trovato questo prodotto qui che è la My Skin Tinted Moisturizer, quindi una specie di BB cream, in realtà è una crema colorata. Io ho preso la colorazione light skin, in realtà questa è un po' chiara per il mio colore di carnagione, però dato che erano solamente due tonalità, due colori, l'altra invece era troppo scura, allora ho detto va bene, prendo questa perché al massimo faccio un po' vampira con l'incarnato bianco porcellana. No, in realtà non copre tantissimo, però mi piace molto l'effetto che dà alla pelle. Quando si stende sembra quasi un effetto un po' gommoso, non so, la consistenza è un po' gommosa. Io non riesco a descriverla, non riesco a trovare gli attributi giusti per descrivere la sensazione che mi dà questa crema sulle mani e anche sul viso, però la sento bella morbida, mi dà una buona copertura, soprattutto nei periodi in cui
La natura, mia amica, quindi non ho parecchi brufoli, parecchie imperfezioni, non è troppo luminosa, non è troppo opaca, quindi come crema colorata da mettere la mattina, così insieme ad un po' di cipria, è veramente stupenda, cioè fa veramente un bel effetto sulla pelle. Io l'ho usata qualche volta in qualche altro video, non video di trucco, ma ecco, per fare un trucco veloce, e veramente mi ci sono trovata bene. Ogni tanto la rivedo nello stand Essence. Questa non l'ho ancora terminata perché ce ne vuole pochissimo per coprire l'intera tela, l'intera faccia. E mi piace moltissimo se la trovate. Ovviamente, ragazze, stiamo parlando di prodotti non biologici, quindi non eco bio, per cui sicuramente qui dentro ci saranno miliardi di siliconi. Ovviamente è un brand low cost e quindi sicuramente non soddisfa le esigenze di coloro che usano solamente prodotti biologici, minerali, tutte queste cose belle qua. Però questo prodotto a me è piaciuto molto, soprattutto per le ragazze molto giovani. Secondo me va benissimo perché copre quel poco, ma non crea una maschera sul viso, quindi va bene per per poche imperfezioni e per illuminare leggermente l'incarnato. Rimanendo sezione viso, io ve lo devo dire. Lo devo dire, lo ammetto, io sono innamorata dei blush della Essence. Questi delle i blush delle edizioni limitate. Vi faccio vedere anche i prodotti delle edizioni limitate perché so che ci sono alcuni siti in cui è possibile acquistare anche prodotti delle edizioni limitate. Quindi se voi vedete questo video e vedete che c'è un prodotto in edizione limitata che vi piace molto, voi potete andare su questi siti e potete andare, casomai vi lascio il link nell'info box sempre in modo tale che possiate andare a vedere. E prendo questo come esempio, questo era un blush della Be Loud, della collezione Be Loud, questo è lo 02 Pink Me, e come questo Mimi. E come questo blush, anche tantissimi altri sono veramente fantastici. Io quando vedo lo stand della Essence con la nuova collezione mi fiondo, cioè ve lo giuro, mi fiondo per vedere se trovo il blush, e se trovo i blush li prendo, soprattutto se non li hanno toccati, perché ecco, ritornando al discorso dei tester, anche nelle edizioni limitate, non essendoci i tester, la gente pia 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 ci mette le mani sopra, quindi mille impronte digitali, cioè chiamiamo quelli di CSI, chi è stato a mettere queste impronte digitali qua? E mi piacciono un sacco. Adesso sto indossando questo, a parte che è super pigmentato, cioè veramente, adesso io vi faccio una passatina con la mano, spero che si veda. E sono molto molto pigmentati. Questo ad esempio ha tre tonalità di rosa all'interno, un rosa più chiaro, un rosa intermedio e un rosa fucsia, che se lo vede la mia nipotina se lo ruba con tutto questo fucsia. E mi piacciono tantissimo. Se riuscite a trovare questi della Be Loud, ma anche della Beauty Beats. Io in questo momento non ve lo faccio vedere, però anche con la collezione Beauty Beats è uscito un blush che ho, che sta nel cassetto, dovrei andare a scavare, come sempre. Scavo, scavo, scavo. Quindi questo è il portavoce dei blush delle edizioni limitate Essence, per cui quando trovate lo stand con l'edizione limitata, ripetiamo, quando trovate lo stand con l'edizione limitata e trovate i blush in edizione limitata, prendeteli, andate sul sicuro, sono sempre stupendi, super pigmentati, durano a lungo, delle bellissime tonalità, non sono glitterati eccessivamente, si sfumano benissimo, essendo molto pigmentati potete utilizzarli anche come ombretti, quindi diventa un prodotto multitask, cioè potete fare tante cose con un unico prodotto e quindi sì. Questi blush della Essence sono super super promossi, se li trovate.
Un altro prodotto che molto spesso si trova nelle edizioni limitate è l'illuminante. Io ricordo un'esperienza atroce, cioè atroce, di aver comprato un vecchio illuminante della Essence della collezione Sun Club ed era praticamente un contenitore che, cioè voi attivate il contenitore e si prendeva la polvere che era chiusa da un cappuccio orribile, cioè una cosa assurda. Bruttissimo, erano solamente glitter e l'illuminante voi lo stendevate, quindi rimanevano questi glitter e l'illuminante non c'era, cioè non lo so come faceva, era una magia, si dileguava. E invece gli illuminanti, sempre delle collezioni limitate, sono veramente fantastici e come nel caso dei blush, se lo trovate prendetelo. Io vi faccio vedere questo qui della collezione Beauty Beats, questo è 01 Swag ed è stupendo, veramente bellissimo. Questo è un illuminante che è un rosa, un oro rosa e mi piace un sacco. Nella collezione Metal Glam che è uscita da poco, c'era anche l'illuminante che è andato a ruba e io ci sono rimasta malissimo. Cioè, all'OVS non sapevo che c'era l'illuminante. Dicevo sì, ma il prodotto quello che non c'è, che cos'era? Un blush? Quella, la commessa diceva no, non lo so, ma come non lo sai? Poi alla fine ho scoperto che era l'illuminante, anche Nikki Tutorial, che è una ragazza olandese che fa tutorial in inglese ed è bravissima, mi ha parlato in termini fantasmagorici, io non ce l'ho, ma vabbè, sono dettagli. E quindi anche gli illuminanti, quindi come i blush delle edizioni limitate, sono veramente un prodotto da acciuffare al volo. Se riuscite a prenderlo, è vostro. Un altro prodotto che ho trovato in edizione limitata e se riuscite a trovarla, quindi riuscite a trovarlo nei siti in cui si vendono anche i prodotti delle collezioni limitate Essence, è questo prodotto della collezione Metal Glam viene chiamato blush. In realtà come blush è un po' così e così perché è una crema color pesca con dei riflessi color oro e mi piace un sacco, cioè veramente. Io pensavo che l'illuminante viso per eccellenza era Orgasm di NARS che io ho acquistato grazie a un buono di Sephora, se no non me lo sarei mai comprato, lo ammetto. Orgasm è un illuminante rosa con dei riflessi dorati. Questo è rosa, però non è quel rosa acceso, è un rosa pesca ed è bellissimo. Adesso lo metto sulla mano così ve lo faccio vedere da vicino. Però prima di farvelo vedere vi spiego un po'. Io quindi non lo uso come blush, anche perché avendo qualche poro dilatato qui nella zona delle guance, preferisco non utilizzare cose troppo troppo illuminanti, onde evitare di metterli in evidenza, e lo uso come illuminante. Secondo me questo d'estate, quando c'è quel poco di abbronzatura, quindi quella media frittura, no, quell'abbronzatura bella, dorata, appena accennata. Secondo me questo come illuminante qui per la parte alta dello zigomo è fantastico, cioè veramente bellissimo. Anche perché certe volte questi illuminanti così, così chiari, rosa chiaro, dorato, cioè tutti quelli che possono essere definiti frosty, secondo me nel periodo estivo non vanno bene perché si vedono troppo, cioè vanno a creare un contrasto estremo tra il colore dell'incarnato e appunto il punto luce. Invece questo ha questo tono un po' caldo, quindi questo tono color pesca con il dorato che va bene con l'abbronzatura perché ne amplifica appunto la componente color oro.
veramente fantastico, cioè mi piace un sacco, un sacco, un sacco, un sacco, un sacco. Adesso ve lo faccio vedere da vicino. Eccolo qui. Lo metto che di fronte c'ho la luce, così si vede bene il riflesso. Fantastico. Wow. Brilla, brilla. Un altro prodotto per il viso che ho scoperto da poco è questa terra. In realtà il termine giusto adesso leggo: All in One Bronzing Highlighter. Quindi praticamente è una palettina al cui interno trovate varie tonalità di marrone. Avete un marrone più freddo e un marrone più caldo. C'è una parte color oro che può essere utilizzata come highlight e mi piace un sacco. E poi una parte color pesca che potrebbe essere utilizzato come blush se aveste un pennello per il viso che va bene a puffetta, piccolissimo. No, nel senso potete prendere un bel pennello, passate su tutta la superficie e poi lo utilizzate come per fare il vostro contouring, quindi non è opaco, però secondo me, soprattutto ecco nel periodo estivo, ma anche di questi tempi, io la uso anche di questi tempi perché è sì brillantinato, ma non estremamente brillantinato, quindi non avete, cioè non è che diventate delle palle da discoteca con mille glitter everywhere, no. Mi piace un sacco perché ha un bellissimo tono di marrone che non è troppo freddo, quindi non vi spegne troppo l'incarnato, non è troppo aranciato, quindi non vi scalda troppo l'incarnato, soprattutto se avete la pelle molto chiara. Ha un profumo di cocco mega galattico, se vi piace il cocco, questa cosa è droga, droga! Profumatissimo, mi piace un sacco. E essendo un all over, quindi un prodotto come nel caso dei blush che hanno più tonalità all'interno, potete utilizzarlo anche per fare un semplice trucco occhi. Per esempio, ve lo portate in borsetta insieme a un pennellino, insieme al primer. E se dovete fare un trucco veloce, avete tutto perché avete due tonalità di marrone, quindi potete fare una zona di transizione e la definizione della piega, avete il colore highlight per il punto sotto al sopracciglio e nella zona del dotto lacrimale e avete poi un rosa che potete utilizzare per fare una sfumatura intermedia sulla palpebra. Quindi veramente un prodotto eccezionale, mi piace un sacco.